Molti fra quelli che mi seguono mi hanno fatto una domanda veramente molto interessante su Instagram l'altro giorno. Se non l'avete fatto, a proposito, se volete venirmi a trovare, sapete come trovarmi. Ho due profili. Ma comunque, parlando di questo, i due profili sono stati, diciamo, presi d'assalto da alcuni di voi. Mi hanno chiesto: Matt, ma com'è possibile che tu non abbia fatto ancora un video sulle differenze tattiche e soprattutto anche a livello proprio di metodo di lavoro fra Sarri e Guardiola, ovviamente? Le differenze che intercorrono, che ci sono a diversa, a secondo ovviamente del metodo di lavoro con la Juventus, fra questi due nomi. Ovviamente siamo nel periodo del tam-tam collettivo in cui non si sa se la Juventus prenderà Guardiola, come ovviamente credo e spero, o se la Juventus andrà, diciamo, a ripiegare su Sarri. Ma quali sono le differenze? Cioè, qual è la differenza che c'è fra Sarri e ovviamente qual è la differenza che c'è fra Guardiola? Ovviamente dobbiamo parlarne ad ampio raggio. Prima di cominciare il video e di parlare dell'argomento, facciamo una premessa molto molto semplice. È ovvio che tra Sarri e Guardiola è come se io stessi paragonando una Jeep da giungla a una Ferrari, quindi ovviamente sappiamo già che tra tutte e due, voglio dire, al 90%, al 99% dell'utenza bianconera preferisce Guardiola. Il gioco di Guardiola l'abbiamo detto tante volte. Che tipo di gioco è? È un gioco che fa del possesso palla, diciamo, il cavallo di battaglia, che alimenta il possesso palla con una forsennata capacità anche di recupero della palla nel momento in cui la palla viene persa. E se guardate le vecchie partite del Barcellona di Guardiola e del Bayern Monaco, potete accorgervene anche guardando quelle della Premier League in cui il City ha trionfato. Notate che quello che sto dicendo sia vero. Infatti, guardate sempre cosa succede quando il Manchester City o la squadra comunque che allena Guardiola perde la palla? C'è un movimento collettivo della maggior parte dei ragazzi, quindi la maggior parte degli elementi di Guardiola in campo, verso il pallone, cioè il portatore di palla avversario non viene mai e poi mai lasciato uno contro uno, ma vi subisce sempre il raddoppio, alcune volte vanno addirittura in tre per cercare di sradicare il pallone. Questa filosofia di gioco, che è quello che ha reso famoso Guardiola, era ossessiva al Barcellona, era meno ossessiva al Bayern Monaco, è ridiventata ossessiva con il Manchester City, che infatti, voglio dire, vanta, se non sbaglio, i contrasti vinti in Premier League, cioè vanta delle statistiche comunque di contrasti vinti e di palloni recuperati veramente impressionante. Detto questo, ovviamente il gioco di Guardiola è un gioco che si sviscerà anche a livello tecnico, cioè Guardiola cerca in ogni modo di valorizzare la giocata anche bella esteticamente, ma attenzione alla giocata semplice, perché non vedrete mai giocatori di Guardiola fare cose meravigliose, complesse all'interno del campo, semplicemente perché Guardiola, tante volte anche in interviste rilasciate ai vari giornali, ai vari media, insomma, ha sempre detto: la prima cosa che dico ai miei giocatori è di giocare semplice, cioè giocare come se fosse appunto un allenamento, giocare in maniera molto spensierata, semplice, passi la palla al compagno meglio posizionato, vai ad aiutare il tuo compagno, quindi gioco molto semplice ma efficace ad ampio raggio, con grande aggressività e di gran lunga, ragazzi, molto più spettacolare di quello di Sarri. Passiamo ad analizzare per un momento il gioco di Sarri. Sarri fa un gioco che in Inghilterra i media inglesi molto, diciamo, molto bravi nel trovare titoli, eccetera, eccetera, hanno ribattezzato Sarri Ball, cioè palla di Sarri, pallone di Sarri, inteso come una sorta di flipper ball, no? Perché essenzialmente i media inglesi l'hanno dipinto in questo modo il gioco di Sarri, tanto che quest'anno anche durante la stagione, quando Sarri ha attraversato, diciamo, un periodo un pochino più nero all'interno della stagione, per nero intendo un periodo cupo a livello di risultati, nonostante sia arrivato terzo, ma la squadra non riusciva a girare, c'erano problemi nello spogliatoio, Sarri non convinceva la maggior parte dei media e dei tifosi del Chelsea, la maggior parte delle testate giornalistiche inglesi andava dritto sull'uomo, su Sarri, scriveva articoli e diceva: Sarri è un allenatore sopravvalutato, il suo Sarri Ball, la sua Sarri Ball è solamente uno scambio veloce di passaggi nella propria metà campo e poi c'è l'imbeccata per il singolo che segna il singolo. Questo è quello che scrivevano i media inglesi. Che tipo di gioco fa Sarri? Secondo me è sbagliato, come sto leggendo da qualche parte, accostare Sarri a Guardiola come gioco, semplicemente perché per me, a mia opinione, fanno due giochi completamente diversi. Per me il gioco di Sarri, paradossalmente, è molto più vicino al gioco di Conte per ideologia, cioè Conte non ha la ricerca ossessiva del passaggio nella propria metà campo, però ha quella grinta che Sarri di solito mette nei giocatori, cioè Sarri è un allenatore che comunque nei propri giocatori trasmette un certo tipo di adrenalina. Il problema di Sarri è tutto il contorno, cioè la Sarri Ball è un tipo di gioco che alcune volte può risultare irritante, giocate in continuazione, in orizzontale, senza mai
diciamo, provare uno spunto lì davanti, quando c'è un fuoriclasse che la partita te la risolve, come può essere Hazard, ok. Quando Hazard è mancato col Chelsea, il Chelsea ha faticato comunque a superare da metà campo, specialmente in un campionato come quello inglese, che è un campionato comunque molto fisico, molto veloce, in cui ti aggrediscono veramente in 5-6. Quindi è normale che un gioco come quello di Sarri, che è molto lento, un gioco molto, diciamo, non lento perché la palla corre lentamente, ma lento perché ci mette del tempo per ingranare, secondo me, all'interno di una squadra, si può comunque può trovare difficoltà. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate voi.